Che vogliono fare sulla piana di Susa e nel territorio che comprende anche il presidio Solebaleno di San Giuliano. Nella parte più operativa si tratterebbe di espropriare 1054 lotti di terreno che furono acquistati nel 2012 da varie persone del movimento NoTav e che compongono adesso tutti e 1054 questi lotti il presidio in sé. Ma gli espropri non si fermeranno assolutamente qui, ci sono tante aree abitate che siano prima o dopo del presidio che verranno espropriate e quindi tanta gente senza casa, tra l'altro in un'area già altamente antropizzata. Questo vorrebbe dire un'ulteriore cementificazione sia del territorio che delle nostre montagne. Noi siamo assolutamente contrari alla realizzazione, al proseguimento di questo progetto e dunque abbiamo negli scorsi weekend, nelle scorse settimane, ci siamo organizzati per cercare di sistemare e preparare meglio alle sfide che affronteremo. Quindi abbiamo cercato di preparare meglio il presidio alle sfide che affronteremo. L'abbiamo allestito per cercare di ospitare più persone possibili che ci vengano a dare supporto, a dare una mano. E infatti, ovviamente, tutti e tutte sono invitate a passare, a partecipare a questo movimento, a questo momento di lotta. E, però, oltre ai lavori che adesso abbiamo finito, non ci fermeremo assolutamente qui. Nei prossimi giorni, circa l'8, dovrebbero iniziare gli espropri di questi lotti di terreno di cui parlavo prima. Gli argomenti ce ne sono finché No, del vogliamo. progetto sulla piana di Susa. Allora, lo sviluppo della piana di Susa è tutto in questi planimetrie che ci ha dato Kelly, ok? Questi sono esattamente il progetto stampato, elaborato, studiato, esecutivo di Kelly, ok? Partiamo dalla cosa che è più eclatante di tutti: 132 mesi di lavorazione nella piana di Susa, 11 anni come minimo, ok? In questi 11 anni nella piana di Susa dovrebbe capitare di tutto, nel vero senso della parola. Si sposterà l'autostrada, si sposteranno le statali, si alzerà la ferrovia sul Busoleno, si avrà un impatto ambientale tremendo in un cantiere che ha uno sviluppo di 800.000 metri quadri. Si parte, qui lo vediamo meglio, si parte a ridosso della residenza di per anziani del San Giacomo, si attraversa tutta la piana di Susa e si rientra nella montagna dopo Col di Mosso, vicino Col di Mosso. Questo per dire l'estensione di questa cosa qui. È uno dei più grossi cantieri mai aperti in Italia, in assoluto. Avrà uno sviluppo, loro dicono a fasi, lo vedete anche di qua, no? Cioè, nei primi mesi si pensa alla viabilità, poi si pensa ad alzare la ferrovia, poi si pensa a spostare la statale, si pensa a spostare l'autostrada, si ripristina la vecchia viabilità, si fanno le rotonde, tutto, si modifica la parte est di Susa, quindi con via Montello viene modificata notevolmente, la parte che esattamente va verso San Giuliano. In quanto quella via lì sarà oggetto di interramento, di sopraelevazione, secondo di che punto della via stiamo parlando. E in queste fasi, in questi 132 mesi, dovrebbe essere finita l'opera, secondo loro. Secondo noi non dovrebbe mai cominciare, innanzitutto, speriamo che nessuno ci pensi a iniziarla, ma neanche in 20 anni, in 25 anni, ce lo fanno fare come questo. Perché ci sono tante interferenze nella piana, innanzitutto, che loro più delle interferenze che ci sono non ne hanno tenuto neanche conto. Basti pensare al metanodotto, basti pensare all'attraversamento della Dora, basti pensare alla viabilità modificata in tutte le fasi dall'inizio alla fine per poter realizzare quello che è il progetto. Uno, intanto la motivazione di fondo è che il territorio è importante perché ci viviamo e quindi, come dire, lo sentiamo come casa nostra. E io credo che il fatto che riusciamo ancora a resistere Allora, cominciamo. dipenda anche dal fatto che il movimento è nato in modo
come dire, in parte spontaneo, ma soprattutto è nato sentendo le esigenze di fondo della popolazione. Quindi abbiamo tenuto conto di questo e siamo cresciuti con un atteggiamento inclusivo. Quindi abbiamo cercato, mettendo alcuni paletti, tipo l'antifascismo, anche i metodi di lotta non violenti, quindi un po' di pacifismo che poi si è mediato con atteggiamenti un po' più aggressivi. E quindi abbiamo inglobato fasce sociali differenti, ed è nato, come dire, inglobando anche generazioni differenti. Quindi abbiamo sempre avuto gente con i capelli bianchi e ragazzini, magari ancora delle scuole medie superiori, ceti sociali differenti, quindi da operai a pensionati a piccoli imprenditori, eccetera. E quindi ha questo substrato anche interclassista, nel senso buono della parola, no? E quindi questo ha fatto sì che anche nei momenti di, come dire, se vogliamo, di sconforto dopo una sconfitta, il movimento si sia ripreso, per cui siamo ancora qua dopo almeno 25 anni di lotta attiva. E dunque rimarremo lì al presidio a difendere la nostra terra finché ne avremo le forze. Sappiamo che non sarà assolutamente facile, soprattutto perché la controparte ha sicuramente molti più mezzi di noi, ma questo non ci scoraggia, anzi ci dà una ragione in più per continuare a combattere la nostra battaglia, anche perché, come diciamo da ormai 30 anni, c'eravamo, ci siamo e ci saremo.